secondi e lodassi Dio per aver fatto la differenza. Sono tutti dolci, compatibili, possibili, quindi a Natale. Ecco, a Natale, tocca al tuo vicino e digli: lui farà la differenza. Lui farà la differenza. Lui farà la differenza. Tutte le volte che non è andata a buon fine, per ogni volta che sei crollato, per tutte le volte che hai fallito, Gesù dice: non preoccupartene, io ti copro le spalle, io ti copro, sì. Tocca la persona vicino e digli: Dio ha detto che sistemerà le cose, sistemerà le cose. Voglio parlare a ogni padre che sta soffrendo. Questa è la torta, anche questa tipica di Bobbio, torta di mandorle, uova, zucchero e mandorle. Questa proviene da una buona famiglia, una famiglia molto forte, proviene da una buona famiglia, lui è una persona che fa cose sbagliate e proviene da una famiglia giusta. Sei mai stato quello che fa le cose sbagliate e proviene da una buona famiglia? Una persona che non porta il nome e il modello della famiglia da cui proviene, con gli ideali e il modo di pensare della sua famiglia. Sei la pietra che i costruttori hanno rigettato, sei la pecora nera della tua famiglia che non si è integrato, mentre il resto dei tuoi familiari si sono sempre distinti. Questo è il tipo di persona che era Giacobbe, era il tipo di persona differente. Il punto è che non era integrato, proveniva da una lunga discendenza di uomini di fede. Suo nonno era Abramo, Isacco era suo padre, ed ecco che arriva Giacobbe. Giacobbe era scaltro. È un nettare divino, untuoso, era untuoso come una frittella di pesce. E qualche fratello che sta qui e mi sta sentendo ha un infoltimento, però ha i capelli unti. Sei untuoso tanto quanto un panino di McDonald's, e ti siedi e sorridi lodando il Signore, alzando le tue mani, eppure nonostante ciò Dio chiama persone untuose. Giacobbe non conosceva il suo nome, non conosceva il suo vero nome. Lui sapeva come veniva chiamato, sapeva come la vita lo aveva formato, sapeva quali cose avesse fatto nella vita, ma ha un incontro con Dio a Penuel e Dio gli dà un nuovo nome e gli dice: tu pensi di essere untuoso, pensi di essere viscido, pensi di essere un imbroglione, gli dice, ma tu sei un principe e tu nemmeno lo sai. Scende giù da quell'alta montagna e ha un incontro con Dio che cambia la sua vita ed entra nella zona grigia, cioè vivere con due nomi: Giacobbe, che significa ingannatore, e Israele, che significa principe. E vi scioccherete nel sapere quanti uomini in questo posto stanno vivendo in questa zona grigia, vivono tra il loro Giacobbe e il loro Israele. E quello che mi sembra un paradosso teologico fantastico e meraviglioso è che in tutta la sua vita, ovunque la Bibbia faccia riferimento a Giacobbe, lui vacilla da un lato all'altro tra i nomi Giacobbe e Israele. E fatemi capire, Giacobbe non ha mai messo fine a nessuno dei due. E scende dal monte con entrambi che lavoravano allo stesso tempo. Scende dal monte e corre verso Esaù e mette pace alla lotta e ai suoi dilemmi con Esaù, perché uno dei segni della vera conversione è risolvere i problemi con tuo fratello. Dopo essere stato a Betel e aver avuto un incontro con Dio, e a proposito, Betel significa casa di Dio, è stato in chiesa e dice di aver avuto un incontro con Dio, e ha avuto un incontro così forte con Dio che ha messo delle pietre in quel luogo e le ha unte con olio per dire: questa è la casa di Dio, che questa è la porta del cielo. Mette la mano sul luogo dove si trova la gloria di Dio. E comunque ha ancora un problema. Ha una moglie che lui ama, di nome Rachele, che è in gravidanza e sta provando a portarla ad Efrate. Sono dolci compatibili con tutti quanti.
sta provando a portarla a defrata e bisogna comprendere che Rachel è l'amore della sua vita. Quando Giacobbe ha alzato lo sguardo, Rachel ha avuto il bambino. Giacobbe ha amato Giuseppe. Ha amato Giuseppe e gli ha fatto una veste con tanti colori, incredibile. Dio le ha aperto di nuovo il grembo, ma questa volta era incinta, ma non andrà bene. Ricordate che il fatto che lei potesse avere un bambino era tutto un miracolo. Questa gravidanza è turbolenta e Giacobbe è in viaggio, non con un jet, né con un aeroplano, né con un taxi, è su un carro e sta facendo del suo meglio per portare Rachele a defrata. Non c'è nessun bravo uomo in questo posto che non abbia provato a portare chi ama lì. Tanti ci scrivono che ma c'è un po' la lungo la strada. Lungo la strada. Tutti ci impegniamo, tutti cerchiamo di fare il nostro lavoro. Io sono seduto qui spero con i cavalli, passi questo concetto dalla nostra lavorando per andare avanti. No, volevo dire una ma cosa, dietro di me ascolto la sofferenza, ascolto il lamento di Rachele e il dilemma dell'uomo qui davanti scegliendo un è se provo ad avanzare una varietà di dolci per lo faccio, ma non posso essere presente perché poi i rischi ci sono, perché per periodo dell'anno dove si sono accumulati e se sono presente con te di banchetti, di feste, allora di dovrò lasciare i cavalli e fermare il nostro progresso. Dopo le feste di Natale c'è gente, c'è in giro un sacco di gente con le ma nessuno mi appoggia, va bene. Poi, il dilemma che Giacobbe sta affrontando è io sto con i cavalli anche se ascolto l'amore della mia vita che piange nel carro. Okay. O questo sarebbe il momento in cui dovrei essere dietro nel carro. Ma Rachele, se sto nel carro, non andremo avanti. E se vado avanti, allora mi dirai che non sono insieme a te. San Paolo li rompe. Sul retro nel carro. Quindi, il 17 gennaio. Rachele stava avendo un momento difficile. Il 25 gennaio e Giacobbe non era lì. Si presuppone che Giacobbe non fosse lì perché in mezzo a quelle fitte bisogna prendere quello che viene, perché poi se uno lei dà un nome al bambino che poi Giacobbe dovrà cambiare. Il motivo per cui ho scelto questo passaggio è per una piccola frase. La Bibbia dice che mancava ancora un tratto di strada per arrivare ai frati. C'erano quasi arrivati. Come noi l'unica cosa che possiamo quasi decidere riguardo erano noi, quasi arrivati a casa vita, soprattutto per quanto riguarda quello che ci compete, la nostra alimentazione. Erano quasi riusciti a riunire la famiglia. Allora, quasi fuori dal debito. Buone feste. Ci sono così tanti uomini in questo posto che si trovano al punto dell'essere quasi lì.
e i programmi della 6 però non vanno in... Il problema era anzi martedì ci saranno che mancava ancora un tratto di strada per arrivare a Defrata. Con un quiz che quando Rachele sobbalzò al momento finale del travaglio. Non perdetelo perché è vedete alla luce il bambino. Auguri a tutti. A poca distanza da Efrata. Giacobbe stava provando a portarla a Defrata. Perché Efrata, a volte chiamata Betlemme, è la casa del pane. E se lui fosse semplicemente riuscito a raggiungere Efrata, sarebbe andata bene. Allora Rachele comprese il motivo per cui Giacobbe non era nel carro. Chi è che pagherà il debito della casa? Capirà quello che sto provando a fare? Ho un piano, dice Giacobbe, ho un piano, sì, ho un piano. Io so, ho un piano, se viaggio per tutta la notte. Degli interni. Se vuoi capire perché una Volvo. Se faccio gli straordinari. Altre, vieni a scoprire Volvo. Se predi quel lavoro, lavoro e predica. E faccio questo per andare in chiesa, poi mi alzo lunedì e vado e faccio quello che devo fare. E se cado comunque faccio degli straordinari, sì, faccio degli straordinari. Ho un piano, lo faremo per tre anni, per raggiungere quel posto ho sistemato tutto. Un anno e mezzo e pagheremo la macchina, poi non compreremo, ci siamo quasi, manca ancora un po' per Efrata, colpevole con quella lotta che ha ogni uomo in questa stanza che è padre. Io li faccio proseguire e questa è la cosa migliore che posso fare, o mi unisco a loro, perché ogni volta che ho smesso di unirmi alla famiglia ho smesso di andare avanti. E ogni volta che proseguo, non sono lì unito a loro. Ogni uomo in questo posto che si sia mai sentito così si alzi. Per un lungo 2019 che ci aspetterà, dottor Mozzi. Vedete, io non sono la rivista Essence. Non sono Women Today. Io non sono un magazine. Ma se vuoi sapere cos'è la lotta, quando gli chiedi cosa ne pensa e Dio dice niente. Guardati intorno, ti ho appena detto cosa ne pensi. Vediamo il nitrito dei cavalli. Fuori ci sono meno 5. O la famiglia che soffre. Un po' coperto. E tu corri avanti e indietro. Piero, non ci vediamo appunto tra i cavalli. Prima di Natale. Sì. Prima di Natale sono successe un po' di come cose. Come state? Sì. Tanto che siamo sopravvissuti a tutti i festeggiamenti, a tutte le come stanno i bambini? Di Natale, vigilia. Hai detto che la bolletta deve essere pagata entro settembre? Ecco, ok. Abbiamo fatto anche quest'anno. Certo, sì. E con te volevo cercare di capire un attimo quello che è successo ad esempio a Brescia con i bambini che sono... C'era a ottenere tutto. Il mobilo, mamma mia, avrebbero tirato avanti la sorte. Non saremmo quasi di settimane, di mesi. Credo che l'esserci quasi sia peggio dell'essere lontano. Sa quale sia stata, credo che sarebbe stato meglio l'essere annegato a 10 miglia che arrivare quasi alla riva, dove posso vedere la riva. Riesco quasi a toccare, mancano pochi passi. Tipo di latte. E poi annegare nell'acqua bassa. Sarebbe piacere proprio saperne. Lei muore. Tante di cose. Ad esempio, quando erano quasi arrivati ad Efrata, essendo prematuri, aveva fallito. Oppure se erano fallito. Più facilmente allattati artificialmente, sapere e perciò ritorna artificiale veniva usato sul carro. Tra le cose, e la nurse gli dà in mano non sarebbe neanche il suo bambino. Una potente intolleranza. La donna che lui davvero amava. Allora, e gli uomini raramente amano davvero, i vari siti dei giornali, ma quando lo facciamo
Due di loro avrebbero contratto un'infezione. Signore, misericordia. Necrotizzante. Il motivo per cui proteggiamo il nostro cuore così tanto è perché quando hai spezzato il mio cuore mi hai distrutto. Sì. Così come ogni Israele ha un Giacobbe, ogni uomo che è qui, ogni uomo che vedi, ogni uomo che non vedi, il padre aveva due nomi, Israele e Giacobbe. Per Sant'Antonio c'era e così tempo, è stato per suo figlio così rigido, uggioso, Benoni vicinoso, coperto, e Beniamino. E oggi tu non puoi avere la forza senza avere il dolore. Giù il sole, io credo che il dolore sia ciò che ti renda forte.